Ciao, sono Riccardo e dal 2018 insegno ai ragazzi come saperci fare con le ragazze. Con sotto in descrizione al sito www.rinascere.net trovi vari percorsi di miglioramento che ho creato per voi, scegli quello che fa per te. Oggi vediamo quando essere gentili con una donna senza timore di venire friendzonati. La gentilezza è un qualcosa che non dovrebbe mai mancare nei rapporti con le altre persone e soprattutto quando ti interfacci con una ragazza. L'essere gentile, l'essere una persona educata sono qualità ricercate da una donna. La differenza però dall'essere gentile educato all'essere servizievole e stuoino, tappetino, è molto sottile, perché gli uomini pensano che essendo di più, quindi molto più gentili, scalzeranno gli altri riuscendo a entrare nel cuore di questa ragazza, ma non è così, perché appunto l'eccessiva gentilezza, l'eccessiva disponibilità ti può rendere non tanto un amico, quanto una persona che non l'attrae sessualmente e quindi lei da sola ti mette in zona amicizia. Questo non significa, come detto prima, che l'essere gentili ti porti automaticamente in friendzone, è l'essere gentile senza alcun motivo o darle cose in più, darle gentilezza, disponibilità, favori in più, senza che questa abbia fatto nulla per te, ti rende un suo amico. Perché? Perché ti allontana, come detto prima, da la persona misteriosa, attraente, che la stuzzica e che può risultare per lei attraente sessualmente, e quindi, se non sei attraente sessualmente, sei o conoscente o, nella migliore delle ipotesi, un amico, quindi friendzone netta. Con questo non ti voglio dire che devi smettere di essere gentile, perché sembrerebbe che gentile, esagero, divento più gentile, friendzone. Sì, se sei solo gentile, ma l'essere gentile non significa che tu non possa farti valere nei momenti giusti, nel non rispondere, nel dirle su quando fa qualcosa che non ti è piaciuto, quando ti manca di rispetto e nel farti intendere e nell'introdurre elementi di tensione sessuale, di chat ammiccante, provocarla, metterla in discussione, tutte cose che si possono fare stando comunque gentili. Quindi la gentilezza è un surplus, è qualcosa che va ad amplificarti come persona ai suoi occhi, nella sua mente, perché una persona gentile è una persona ricercata. La gentilezza non può essere l'unica cosa su cui ti basi per conquistarla, tra virgolette, anche se dire così non mi piace. Non può essere l'unica tua caratteristica positiva, bella per lei, la gentilezza. Deve esserci anche una serie, una gamma di altre qualità che prima ti ho descritto, perché la sola gentilezza non attira, non attrae, perché gentile è qualsiasi persona, è una persona che ti fa un favore, ma non ti attrae sessualmente quella persona. Quindi occhio. Questo è quanto. Vi ricordo come sempre che qua sotto in descrizione al sito www.rinascere.net trovate i vari percorsi di miglioramento che ho creato per voi. Scegliete quello che fa per voi. Ci vediamo in un prossimo video.